Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi, come vedete, non ho il basso in mano, l'ho lasciato un attimo da parte perché vorrei fare più che una lezione, un consiglio all'ascolto, una guida, diciamo, anche per chi non è un bassista, anzi, forse soprattutto per chi suona altri strumenti, proprio non ne suona nessuno, e che non so se vi è capitato, ma sicuramente sì. Di sentirvi dire il basso, qual è l'importanza del basso, oppure ancora più spesso da persone proprio magari al di fuori dell'ambiente musicale, io il basso non lo riconosco nei brani e così via. Ecco, lo vorrei fare questo, chiamiamolo tutorial, ma non saprei come definirlo. Cercare di farlo vedere più possibile a perso più persone possibile, perché proprio non per criticare queste persone assolutamente, quanto per cercare di farle apprezzare appunto questo strumento magnifico e far capire a tanti la vitale importanza in ogni contesto e genere musicale che ha il basso. Per fare questo io ho preparato dei brani un po' non a caso, ma insomma di generi diversi, di stili diversi, di band e artisti diversi, da italiani, non italiani, eccetera. Prima mettendo la versione senza basso e poi subito dopo con il basso. Questo è un'idea che mi è venuta così spontaneamente, sperando possa essere utile e che possa funzionare e che possa piacervi, insomma. Se avete altri suggerimenti per questo argomento, che secondo me è una guida all'ascolto, più che altro è una guida alla conoscenza degli strumenti, che secondo me è un bel argomento da affrontare e da approfondire. Io l'ho fatto sul basso perché è il mio strumento principale, ma ovviamente si può fare con qualsiasi strumento. Quindi se avete altre idee o richieste, ben vengano. E vado subito al dunque, mando i brani, prima con la versione senza basso e poi con Billie Jean. Questo è un pezzo molto più recente. It may be hard for you to stop and believe, but for you, it may be hard for you to stop and believe, but for you, classico del rock. Basso di qui. Questo è un classico della disco, ma il brano sarebbe degli anni 70. Sentite la differenza. Un altro brano molto attuale, un bellissimo basso. Stop me now.
Non lo presento nemmeno. Basso del grande Massimo Morricone. I suoi occhi come fossero diamanti, è il momento, questa notte forse sboccerà. Classico del rock. Artista italiana grandissima, Max Jersey. La disco music degli anni 70. Bernard Edwards. Ora il mio gruppo preferito. Nathanista basso. Music is a world within itself, with a language we all understand. E infine il mio mito. Ecco qua, allora, io ci ho provato, è un esperimento, per vedere se viene apprezzato questo tipo di lezione, chiamiamola così, comunque una lezione vera e propria. E, ripeto, se avete suggerimenti, richieste, critiche, sempre ben accette, basta lasciare un commento qui sotto e per chi fosse interessato ci sono un'altra cinquantina di lezioni, sto cercando di coprire un po' tutti gli argomenti riguardanti la musica e il basso in particolare, più di 100 video, corsi, tutto. Trovate tutto al mio sito www.corsiadi.com. Vi aspetto alla prossima lezione.